Buongiorno a tutti, questa mattina ci troviamo in Val d'Aosta, la giornata direi che è stupenda e andremo a vedere il Monte Rosa proprio davanti a noi. Saliamo sul Résy de Palau, andiamo che vi portiamo con noi. La salita incomincia in mezzo al bosco, è bella ripida. Diciamo che abbiamo dovuto mettere su già i ramponi perché c'è parecchio ghiaccio. Qua il rifugio Ferraro, ragazzi, non vi dico che c'è un profumo di polenta che la metà basta. Guardate che bello che è questa, però non ci lasciamo tentare, proseguiamo. Abbiamo attraversato la terrazza di rifugio ed ora faremo un pezzettino di strada. Eccolo lì, Palau de Résy a 2676 metri, 2 ore, difficoltà e percorso 8C. Proseguiamo ancora un pezzo per la strada, poi diventerà sentiero. Finita la strada, incomincia il sentiero su per il bosco. Adesso arriva il pezzo più tosto, che ha una bella pendenza. Metri dalla vetta abbiamo dovuto mettere le ciaspole perché purtroppo si sprofonda parecchio. Vai di ciaspole! Si intravede già il rosa, ma abbiamo ancora gli ultimi metri per essere in vetta. Faticoso perché la neve e comincia a diventare molle, per cui si sprofonda parecchio anche con le ciaspole. La vette là, adesso arriviamo, ma siamo su. Guardate che spettacolo! Siamo saliti da sotto, mamma mia, tosta! E davanti a noi, Sua Maestà il Rosa, che bello! Tra
ragazzi, devo dirvi che è stato bellissimo, ma veramente bello. Poi, come potete vedere anche voi, con dietro il rosa è ancora più stupendo. Siamo arrivati, eccola qua, Sua Maestà, alla punta del Palau de Resi. E dietro c'è possiamo vedere anche il mezzo lama. Guardatelo lì, che l'abbiamo già fatto, e la prossima volta quest'estate andremo al rifugio delle guide. Bellissimo, è un percorso bellissimo da fare il mezzo lama. Ragazzi, abbiamo mangiato, abbiamo brindato soprattutto, e adesso ritorniamo giù. Andiamo a vedere se riusciamo a vedere quei belli stambecchi che ci sono là in fondo. Adesso poi ve li farò vedere. Lasciamo Sua Maestà in Monte Rosa, sotto in mezzo lama, e ritorniamo giù. Andiamo a vedere là in fondo, là sulle rocce, ci sono 4 stambecchi. Vediamo se magari ci avviciniamo, ma mi sa che scappa. Ma cosa hai fatto? Hai cercato di misurare la pista? Caraca, sono venuta giù un po' troppo forte. Abbiamo già fatto un bel pezzo di discesa, tutto dritto per dritto nella neve con le ciaspole e un po' col sedere. Adesso dobbiamo arrivare alla stradina laggiù e poi il sentiero diventa un po' più bello. Eccoci qua ragazzi, il nostro giro è terminato, siamo già arrivati giù a Saint-Jean tranquillamente. Adesso, come vedete, stiamo lavando le nostre ciaspole e i nostri lamponi, perché abbiamo un po' di terra dentro la neve. Il giro è stato bellissimo, da fare tranquillamente anche in inverno. Ma diciamo che l'ultimo pezzo tira parecchio, è quasi in verticale. Noi abbiamo usato ramponi fino a metà del giro, perché il primo pezzo, essendo in ombra al mattino nel bosco, ci sono diversi punti di ghiaccio. Dai due rifugi in su, dopo la strada, quando si ricomincia a prendere il sentiero, un pezzettino nel bosco, poi ciaspole, perché sennò si sprofondava tantissimo. Comunque è stato veramente bello, il panorama è bellissimo perché dà sul Monte Rosa,
E poi vedete anche il mezzalama, potete vedere la guida, il rifugio delle guide, ce n'è parecchi. Dunque, grazie di averci seguito fin qui. Come al solito vi lascio la traccia e tutte le info. Vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti!